Ebbene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi riprendiamo un po' la tematica dei bot di trading e cerchiamo di capire come questi strumenti, questi software possono aiutarci nel nostro trading giornaliero, ma anche, perché no, in alcuni momenti particolari, proprio come questo sui mercati delle criptovalute, un momento di debolezza dove magari vogliamo incominciare ad accumulare alcune posizioni sulle altcoin, su Bitcoin, su Ethereum per portarci un piano di investimento, quindi un portafoglio, per costruire un portafoglio di investimento da qui ai prossimi mesi. Quali bot sono quelli migliori da utilizzare e soprattutto quali quelli gratuiti che gli exchange ci mettono a disposizione in questo preciso momento storico, ragazzi? Oggi parliamo di questo, ma prima di andare, perché faremo anche un tutorial, vi farò vedere l'exchange che ho scelto in questo caso per questo tipo di video tutorial, ragazzi, perché mi piace tantissimo come stanno lavorando dal punto di vista di semplicità e della costruzione dei bot automatici. Quindi prima di andare, però, io vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale, ragazzi, lasciarmi un mi piace per questi video, poi soprattutto fatemi sapere un po' se anche voi li utilizzate questi bot degli exchange. In effetti è da qualche mese più o meno, ragazzi, che alcuni exchange, da Binance a quello che vedremo oggi che è KuCoin, ragazzi, hanno in pratica sviluppato un po' di tecnologia sottostante, dei tools, delle piccole operazioni automatizzate per aiutare quelli che sono i trader del mercato cripto, ma anche gli investitori, e facilitare la loro entrata e il loro ingresso appunto su questo mercato, facendo in modo, per esempio, di avere dei bot come quello a griglia. Abbiamo già fatto un video sul bot a griglia, lo so, state aspettando il video sulla strategia di quel bot, ma ragazzi, le strategie del bot a griglia sono molto complesse, a dire la verità, e si necessita appunto di fare un approfondimento molto molto particolare. Per questo non l'ho fatto, ragazzi, perché spesso questi tipi di video su YouTube, diciamo, sono un po' eccessivi. Comunque lo faremo anche quello. Però al di fuori della botta griglia, che per esempio abbiamo visto su Binance, nel video di oggi su KuCoin andremo a guardare quello che è il bot DCA, ragazzi, perché KuCoin ha dato la possibilità di avere anche un dollar cost average, quindi un bot che costruisce il nostro piano di accumulo gratuito, facile da implementare e soprattutto utilizzabile su tantissime altcoin. Mi è piaciuto molto il loro modo di lavorare, ragazzi, e quindi vi riporto questo tutorial sul DCA Trading Bot di KuCoin, proprio perché secondo me è in questa precisa fase molto molto utile per tutti quanti. Questo è il sito di KuCoin Exchange, vi lascio il link come sempre in descrizione, ragazzi, ovviamente mi date una mano. E questo tipo di exchange, ragazzi, è un po' particolare. Allora, non voglio parlare oggi di quelle che sono le famose problematiche relative agli exchange e la sicurezza, perché KuCoin, se non sbaglio, a inizio anno o lo scorso anno aveva subito diciamo un attacco relativamente agli Ample, ragazzi, quindi una coin che viene utilizzata soprattutto su KuCoin, però hanno restituito tutto, insomma, hanno fatto le solite cose. Però, ragazzi, allora, KuCoin io lo uso già da un anno e mezzo e a livello di piattaforma di trading non è malaccio, anzi, devo dire la verità, ha dei servizi abbastanza evoluti, quindi non mi dispiace. È un exchange che ho consigliato anche tempo fa e finora si sta comportando anche abbastanza bene con queste cose. E poi ha queste peculiarità, questi servizi un po' più innovativi che sono estremamente interessanti. Per esempio ha tutti i classici servizi come crypto lending, il learn, eccetera, però quello che mi interessa appunto in questo momento, ragazzi, è proprio farvi vedere come funziona questa parte qui, quella del trading bot, e come possiamo utilizzare i loro trading bot, soprattutto il DCA, come bot che ci può dare una mano proprio in questa determinata fase, se vogliamo costruire delle strategie di accumulo su diverse altcoin e farlo in maniera veramente molto semplice. Ah, mi ero dimenticato un'altra cosa, ragazzi. Allora, per chi volesse il corso pro di Trading On,
ha ancora un coupon sconto di 100 euro valido per le ultime 24 ore. Chiuderà oggi, domenica, nel video di oggi, ragazzi, chiuderà alle 23:59, perché sono finiti questi coupon. Ve lo dico chiaramente, però li abbiamo lasciati per farli scadere, insomma, alla mezzanotte. Quindi chi di voi volesse approfittare dell'offerta, che sarà irripetibile perché 100 euro sono tantissime come sconto, ragazzi, per il corso pro di Trading On trovate il link in descrizione per poter vedere tutto quello che è il programma che trovate qui relativamente a questo corso, che è di natura estremamente advanced. Quindi vi consiglio di farlo solo se avete già fatto il basic oppure avete già una formazione importante sul trading. E poi ragazzi, usufruite appunto di un bonus che è assolutamente abbastanza alto, ok? Allora passiamo all'argomento, ragazzi, andiamo a vedere come si applica il bot DCA su KuCoin. Ragazzi, allora, intanto la prima cosa fondamentale è che dovete avere il conto di KuCoin. Questo, va bene, insomma, è abbastanza semplice. Poi per l'applicazione dei bot bisogna farlo sul telefono, non ce lo fa fare dall'applicazione web. Questa non è una cosa cattiva, perché, ragazzi, perché spesso abbiamo bisogno anche di velocità nella strutturare, per esempio, questo tipo di strategie, magari spegnerle, magari chiuderle. E questo è interessante, il fatto che si possa fare tranquillamente da mobile. Allora, cosa ho fatto? Ho messo quello che è il mio conto su KuCoin, ho messo qualche dollaro, qualche USDT, e lo andiamo a fare insieme, come sempre facciamo in questa situazione. Allora, ragazzi, vedete che qui si trova il bottino, insomma, che con la cifra sopra, insomma, che c'è scritto 8, ok, ragazzi? Allora, questa parte qui cliccate e escono una serie di bot che possono essere appunto quelli a griglia classici. Vedete qui c'è il classico bot a griglia che si può creare, ragazzi, con un breve video descrittivo. E poi abbiamo quello sui future di KuCoin, perché anche KuCoin ha anche i futures, ma magari poi ne parliamo di questi bot a griglia creati così, ragazzi. E poi abbiamo quello DCA di cui volevo parlare oggi. Allora, tralasciando questi ranking, ragazzi, che sinceramente non ho assolutamente idea di cosa siano, ma credo che siano dei bot creati da qualcuno di questi a mo' di pubblicità, insomma, perché qui sono su Doge, per esempio, hanno fatto il 451%, ma ovvio, perché Doge è salito del 1000%, quindi diciamo non è una questione legata al bot, ma semplicemente è legata alla coin. Allora, come si fa a creare un DCA su KuCoin, che è veramente molto molto semplice, ragazzi? Cliccate su create e vi si aprono intanto la schermata con la scelta delle coin. Intanto, questo è interessante, ci sono diverse altcoin, ragazzi, anche quelle veramente importanti. Ci sono BNB, c'è ETH, c'è BTC, c'è BET, AVE, DOT, veramente, ragazzi, sono le più importanti. C'è ADA, c'è il KSC, che è il token di KuCoin, ma comunque si è comportato anche bene negli ultimi periodi. C'è Uni, ragazzi, veramente le più importanti. C'è anche la mia amata Ample, che sto soffrendo e non poco, diciamo, in questo periodo, e quindi non ha performato benissimo. Allora, ipotizziamo di fare il nostro DCA su Bitcoin, però voi potete anche creare diversi tipi di DCA su diverse altcoin, perché non è un solo il trading bot che noi possiamo creare, possiamo anche crearne diversi, ragazzi. Quindi se io voglio creare, per esempio, un portafoglio tra 5 altcoin e fare la DCA su tutte e 5 queste altcoin, io creo 5 bot con la stessa identica strategia, col tutorial che vediamo oggi, le creo tutti insieme e vanno ad essere eseguiti su tutte e 5 quelle altcoin. È abbastanza semplice, ragazzi, perché sono solo 3 passaggi. Allora, in questo caso io sto facendo una DCA bot su Bitcoin USDT. Metto appunto che voglio comprare, non so, ecco, questi sono 10 dollari, ragazzi, ok? Facciamo 100, dai, 10 dollari mi sembrano troppo poco. Allora, 100 dollari, qui vabbè, c'è la classica levetta che si può andare a utilizzare, ragazzi, ok? Quindi facciamo 100 dollari e confermo la quantità. Io ho messo 200 dollari, ma in questo momento non è importante. Poi qui abbiamo il periodo, ragazzi, si può andare da un'ora, quindi è una DCA che potete anche creare, per esempio, all'interno di una singola giornata. Questo è interessantissimo, perché non è un bot
che vi fa creare una dollar cost average solo a livello settimanale, giornaliero, mensile, ma può essere utilizzato anche proprio a modo di trading, perché magari io voglio creare 5 ingressi scaglionati nell'arco delle prossime 10 ore, utilizzo questo bot, quindi lo avvio, gli do l'arco 5 ingressi per 5 ore di fila e lui farà ta 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 ta, mi accumulerà nelle prossime 5 ore. Magari è una strategia che io posso utilizzare proprio per fare delle operatività di trading, quindi è vario questo tipo di bot, ragazzi, può andare da un'ora appunto a 2 settimane. Utilizziamo comunque uno a settimana, vi faccio vedere questa cosa. Dopodiché ci dice quando vogliamo utilizzarlo, allora nella giornata di oggi oppure a livello orario, ragazzi, ci dice today alle ore 24, qui possiamo mettere anche i minuti, ovviamente in questo caso non serve a niente sul settimanale, ma magari sugli orari potrebbe essere utile per scaglionare alcuni livelli orari di ingresso, insomma è interessante una cosa del genere. Allora mettiamo al today alle ore 24, diciamo, ok, allora io vado avanti e poi mi dice se voglio avvisato quando il mio portafoglio raggiunge un target price di take profit. Anche in questo caso questo tipo di opzione può essere utilizzata proprio in modo di trading, perché se io faccio una DCA oraria, per esempio, perché voglio fare un'operazione di trading da qui ai prossimi 5 giorni, poi gli dico però quando arrivo al 10% chiudimi tutto, quindi mette in automatico magari anche un take profit, oppure semplicemente avvisami, però lasciami aperta la DCA e poi me la vedo io, ovviamente, quindi mi fa fare solo un avviso. In questo caso lasciamo la prima opzione, che appunto è questa: quando raggiungo il target remind me and continue the DCA, quindi continua ma ricordamelo, e lasciamo questa cosa, ragazzi. Basta cliccare qua, c'è un po' il sunto della situazione, vedete, quindi $100 per ogni singolo acquisto e appena arriva al target mi avvisi. Ovviamente in questo caso, ragazzi, non c'è il limite alla DCA, il limite è dato da quanto voi avete nel conto trading in USDT, cioè lui continuerà a eseguire gli ingressi ogni settimana fin tanto che ci sono USDT nel vostro conto trading. Ovviamente in questo caso, ragazzi, anche su KuCoin ci sono due tipi di conto, il conto main e il conto trading. Per attivare il trading bot dovete avere la disponibilità sul conto trading. Clicchiamo conferma e il bot è già avviato. In questo caso fra 4 ore, come vedete qui nel tool, eseguirà quello che è 4-5 ore, insomma, eseguirà quello che è il mio primo acquisto di $100 su Bitcoin, ragazzi. E poi, se vedete, qui c'è il bottoncino di on off, in questo caso basta cliccarlo per, se io do la conferma qui lo spengo e insomma chiude completamente, può chiudere ritornando tutto quello che io ho acquistato in USDT, oppure tenendolo una parte in USDT, una parte nella cripto che ho utilizzato, quindi ho comprato, e poi mi fa decidere autonomamente cosa fare, ragazzi. Poi qui abbiamo quello che è la profit rate della DCA, in questo caso ovviamente è zero, che si possono condividere queste cose, ragazzi, se li fate. Dopodiché in questo punto abbiamo lo status, l'order history di tutti diciamo i bot, gli ordini fatti e quelli che sono i parametri del mio bot. In questo caso è anche possibile, vedete, modificare i parametri, perché io posso andare a modificare il bot stesso con i singoli parametri senza andare a cancellarlo, e posso modificare di volta in volta appunto tutti i parametri in questione. Ritornando nella schermata centrale, vedete che qui sotto mi dice running 1 perché ho un bot attivo, poi qui ci sarà la zona profitti con tutto quello che va a realizzare il mio DCA. E poi insomma qui il ranking, ragazzi, che appunto come vi dicevo non serve praticamente a niente. Facciamo diciamo una prova, proviamo a crearne un altro. In questo caso invece di crearlo su Bitcoin lo creiamo su Ethereum e andiamogli a dire ok, fammi lo stesso tipo di DCA però non su Bitcoin USDT ma su Ethereum USDT. Quindi io qui andrò a mettere i miei $100 di Ethereum, andrò a dirgli compramelo ogni settimana e non iniziare da adesso, sennò appunto me lo compra direttamente in questo momento, ragazzi, e vado a confermare questa cosa. Andiamo in next e facciamo la stessa cosa. Come vedete in questo caso abbiamo due
bot running operativi, e tutti e due andranno a fare questo acquisto di Bitcoin ed ETH, e così facendo, ragazzi, io posso andare a creare diversi tipi di bot e andare a creare un portafoglio di altcoin creato appunto con diverse logiche di DCA. È molto interessante questo bot e credo sia uno dei più interessanti, perché intanto è gratuito sul conto di KuCoin. Ebbene, non è Binance, ragazzi, però insomma è gratuito, ce lo fa fare su diverse altcoin, è assolutamente semplice anche cancellarlo. Secondo me veramente ha un grande valore aggiunto. Non credo che ci siano commissioni implicite che non abbiamo calcolato, andrebbe fatto per essere visto, ragazzi. Facciamo così, magari io in questo momento, insomma, lo lascio su un altcoin qualche centinaio di dollari, in maniera tale da andare a controllare casomai ci fossero delle differenze tra quello che è l'acquisto normale da exchange e quello che è invece l'acquisto attraverso questo DCA bot. Ma in ogni caso, ragazzi, non credo proprio che sia così. Di solito questi bot acquistano direttamente come acquistate sull'exchange, con delle commissioni abbastanza convenienti. Bene, allora vi ho portato quello che secondo me è un grande utility bot in questo momento, perché potete plasmarlo in tanti modi diversi, un po' a seconda di quelle che sono le vostre strategie. Potete anche utilizzarlo sia per posizionarvi per i prossimi mesi, per esempio su un portafoglio di altcoin, le top che magari vi piacciono, non ci sono tutte, però le più importanti ci sono, e potete anche utilizzarlo per fare del trading, per esempio, quindi per entrare a livello orario in diversi step e magari chiudere se raggiunge un determinato target price. Che ve ne sembra? Vi piace questo tipo di logica? Mi piace molto l'idea che gli exchange del mercato delle cripto diano questi servizi, abbiano iniziato, diciamo, a farsi concorrenza fra questo tipo di servizi di trading bot, perché questi tipi di tool aiutano tantissimo gli investitori, aiutano ad accettare e entrare in questo mercato, a gestirlo bene nel migliore dei modi. Sono molto contento quindi, ragazzi, di vedere questa cosa, e spero proprio che anche altri exchange importanti magari continueranno su questa strada. Per oggi è tutto, ragazzi, fatemi sapere se voi utilizzate queste cose e che ve ne sembra. Ciao, alla prossima!